abbiamo tutto un dibattito basato sulla propaganda, i fatti sono spariti? Io non credo, io credo che i mass media, i giornali, le TV raccontino l'attualità. Se abbiamo dei ministri che sfornano la tassa sulle merendine, lo raccontiamo. Non è soltanto in Italia, cioè il dibattito pubblico va su più livelli, anche su livelli, se vuoi, più frivoli. Quello dei tortellini, secondo me, invece è un grande tema, perché è il tema anche della nostra identità cristiana. Quindi credo che anche quello faccia parte del dibattito pubblico, però ecco, il tema evidentemente urgente è quello dell'immigrazione. Io penso che il governo giallo-verde, che è un governo che peraltro io ho criticato dal primo giorno, un risultato lo ha portato, cioè sono calati gli sbarchi in Italia. Si sono calati gli sbarchi, sono calati anche i morti in mare, perché lo slogan salviniano, meno partenze, meno morti, è vero. Allora, nell'ultimo mese, settembre, ce lo dicono i dati del Ministero dell'Interno, sbarchi triplicati, sempre dati del Ministero dell'Interno. Se noi prendiamo il 5 settembre come, diciamo, momento di questo 2019, fino al 5 settembre sbarchi con un ritmo di circa 20 persone al giorno in Italia, dopo il 5 settembre quasi 70. Io starei su un punto e lo dico da italiana, anche guardando il bel video, il collegamento che avete fatto da Lampedusa. I messaggi che un governo manda sono fondamentali nella lotta nel contrasto al traffico di esseri umani. Cioè, se io dico non ti faccio sbarcare, quelli lì non si mettono sulla barca di fortuna. Disincentiva il messaggio che se tu vuoi entrare in Italia, io ti fermo, come è accaduto in alcune vicende, diciamo, che sono diventate un po' un'epopea, sulle quali evidentemente Salvini ha speculato anche per crescere nel consenso, però i casi rachete sono quei casi che mandano un messaggio, cioè noi non vi facciamo entrare in modo facile, diciamo. Adesso c'è un clima diverso, questo governo ha la responsabilità di più tre volte di sbarchi nel settembre 2019, per cui le strategie di cui parla Rosato io le condivido e sono di lungo periodo, però adesso nel breve periodo noi dobbiamo capire come fare a bloccare questi arrivi permanenti, perché il travaso da un continente a un altro non è la soluzione.